Ancora una volta quasi tutta la prima parte della puntata del GF VIP 6, quella andata in onda giovedì 17 febbraio 2022, è stata dedicata alla triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Da quando l'attore è tornato nella casa, infatti, gli equilibri sono di nuovo crollati. E alla fine del gioco proposto da Alfonso Signorini ai tre, Soleil Sorge ha dichiarato di voler interrompere l'amicizia con Alex Belli, in quanto non vuole più vedere soffrire nessuno. Non solo, nel corso di questo confronto al buio avvenuto nella casa del GF VIP 6, l'influencer ha anche smontato questa loro teoria dell'amore libero, appoggiata ancora una volta da Sonia Bruganelli che, dal primo giorno, ha dimostrato di simpatizzare per lei. GF VIP 6, la seconda finalista. Solo più tardi si è passati ad altri argomenti come il passato di Giucas Casella, gli attriti tra Natalie Caldonazzo e Jessica Selassie e Kabir Bedi e Manila Nazzaro. Poi anche il provvedimento disciplinare per Alessandro Basciano, annunciato già prima della diretta su canali social del GF VIP 6. Nomination d'ufficio per l'ex UED a causa delle violazioni al regolamento e il suo atteggiamento arrogante e intimidatorio. Ma soprattutto si è scoperta la seconda finalista di questa lunghissima edizione del GF VIP 6. La prima, ricordiamo, è stata Delia Duran mentre questa settimana a sfidarsi al televoto c'erano Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Lulu Selassie. Tutte convocate in studio da Alfonso Signorini durante la 42esima diretta. L'ha spuntata la Princess, che dunque accede direttamente alla finale in programma il prossimo 14 marzo. Era emozionantissima Lulu Selassie, ha detto che non se l'aspettava per niente. E Alfonso Signorini, ricordando le sue timidezze e insicurezze iniziali, ha sottolineato, e chi l'avrebbe mai detto? Le percentuali, Lulu ha ricevuto il 57% di voti, Soleil il 40% e infine Katia il 3% di voti.